Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi. E allora, qui abbiamo Kostic. Vlaovic. Ma questo non deve assolutamente, dico, non deve assolutamente consentirci di dire siamo guariti. No, abbiamo sicuramente fatto una prestazione diversa da quella fatta contro il Monza, ma era una cosa, diciamo, sacrosanta, sacrosanta, sacrosanta. Ma la settimana, la fine della settimana ci porterà a giocare a Milano contro il Milan. E lì possiamo già tirare una riga e vedere se la Juventus è nella strada di guarigione o invece no. Oggi, ripeto, abbiamo fatto un passo. Io sono contento per loro tre, perché le nazionali, ripeto, le nazionali hanno giovato a questi giocatori che sono ritornati, secondo me, fisicamente in maniera migliore. Perché oggi fisicamente la Juventus è stata migliore nel recupero palla, nel non buttarsi nuovamente con le gomme a terra. Ripeto, davanti avevamo un Bologna che secondo me oggi merita zero. Non ha fatto nulla. Passaggi sbagliati, Orsolini che fa minchiate. Cioè, ripeto, oggi il Bologna era zero. Squadra non pervenuta, ma noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, perché quando vinci con queste squadre non fai nulla di che, non fai nulla, hai fatto il tuo. Finalmente abbiamo fatto tre gol, perché i giocatori i gol li possono fare. Grande gol di Kostic, grande gol di Milik, grande gol di Vlaovic. Sono contento per loro, veramente, con tutto il cuore. E ripeto, questa, ripeto, non è una squadra dove l'allenatore deve dire noi per vincere abbiamo bisogno di Tizio, Gaia e Sembrone. Non lo puoi dire quando incontri Salernitana che viene sotterrata dal Sassuolo. Non lo puoi dire quando incontri la Sampdoria. Non lo puoi dire quando incontri il Monza. Non lo puoi dire. Non lo puoi dire, è vergognoso dirlo. Oggi contro il Bologna, infatti, non c'è stato bisogno di questi tre. Guarda caso, questi sanno giocare a calcio. Ce la possiamo fare, ma ci vuole un allenatore con la mentalità. Quindi, ripeto, la settimana si chiuderà con Juventus, Milan, Juventus, dove là qualcosa potremmo capire. Non vi dovete assolutamente esaltare, altrimenti siete di un provincialismo inaudito. La Venus ha fatto quello che doveva fare, punto. Vietato esaltarsi. Ma sti cinque fino alla fine forse io.